répéter les mêmes odeurs. J'ai laissé couler mes pleurs. Mes pleurs. J'ai immondonné à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, trois montants de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose. Migliora se ci dite che così si sente meglio, vi ringraziamo. Va bene, tanto andiamo avanti, se non abbiamo altre cose può darsi che così può andare, va bene. Ok, ora si sente, perfetto. Grazie Gianluca per la segnalazione. Ecco, stavo dicendo come il programma del giorno della memoria vuole essere qualcosa di più di un omaggio istituzionale a una data cardine del nostro calendario civile, come ha ricordato Luigina, di rilevanza internazionale, ma vuole essere un momento di riflessione in modo che il giorno della memoria rappresenti quello che è stato chiamato ad essere nelle intenzioni di chi ha voluto porre una data cardine come il 27 gennaio al centro della riflessione e dell'identità europea. Quella pietra d'inciampo rispetto al quale si muove dal 27 gennaio del 45, dall'abbattimento dei cancelli di Auschwitz attraverso il processo di Norimberga e la difficile elaborazione della memoria della Shoah, la pietra di paragone rispetto al quale costruire la nostra identità democratica e la convivenza pacifica che da allora caratterizza almeno, diciamo, stabilmente l'Europa.
È un momento in cui appunto tutta la cittadinanza è chiamata a porre in gioco la propria identità di cittadini attraverso la riflessione storica, attraverso la riscoperta o la scoperta di pagine importanti di testimonianze da parte dei sopravvissuti, di libri che hanno raccontato in maniera puntuale e emotivamente significativa l'Olocausto e soprattutto il difficile processo di costruzione della memoria, e il lavoro di storici, ricercatori e archivisti che ha permesso di ricostruire in maniera chiarissima quello che per molto tempo si è cercato in maniera pervicace addirittura di negare che fosse successo, di negare il termine assoluto, che significa privo di paragoni, imparagonabile con qualsiasi altra altro evento storico o altra tragedia dell'umanità. Ecco, il giorno della memoria, per come abbiamo costruito questo percorso, si concentra proprio sulla difficoltà della memoria. Molto spesso sentiamo il dovere della memoria. Certo, la memoria in questo caso è un dovere richiamato in maniera chiara anche dalle istituzioni, a partire da quella della scuola, ma non è un dovere semplice da esercitare, proprio perché è messo sempre alla prova dalle insidie del negazionismo e soprattutto da un certo lassismo istituzionale che può, diciamo, interessare questo come altri momenti importanti della nostra identità. Ecco perché una serie molto nutrita di appuntamenti in presenza, ma fruibili anche online, che vogliono a più livelli e con diversi approcci tematici e disciplinari riflettere su questo importantissimo tema attraverso la storia, attraverso la scrittura, attraverso la testimonianza e la ricerca. Bene, allora Assessore, direi di entrare dentro il programma e cominciando dal primo appuntamento che sarà domani, martedì, doppio appuntamento domani, perché iniziamo con la lezione dell'Università della Terza Età. Esattamente, come ogni anno in occasione del Giorno della Memoria all'Università della Terza Età di Magione non fa mancare appunto la propria attenzione su questo aspetto tramite una conferenza tenuta dal professor Sandro Tiberini dal titolo Sopravvivere alla Shoah, rimozione, riscoperta, negazione. Proprio una triade di parole che ben evidenzia appunto quel percorso così complesso che fin all'indomani di Auschwitz, all'indomani del 27 gennaio, già poneva quel problema morale ben identificato, ben espresso dal famoso aforisma di Theodor Adorno: scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie. Ecco, da lì inizia questa riflessione su come poter interpretare e quindi far proprio, per non dimenticare, questa tragedia incredibile. Bene, poi proseguiamo il pomeriggio alle 17.30, di cui parleremo di due libri con la scrittrice Marilina Giapinta, che è L'amico ritrovato di Holman, e credo, io l'ho definito un capolavoro, veramente, David Grossman, Vedi alla voce amore. Ambedue i libri si caratterizzano da un elemento comune, in realtà sono due ricordi, cioè due autori che cercano di parlare dell'indicibile, come diceva l'assessore Vanni, e uno lo fa attraverso un racconto di adolescente, cioè di una sua esperienza di adolescente, quindi con una narrazione che segue una storia precisa, e mentre Grossman lo fa facendo centrare veramente in un mondo così ricco di modalità di scrittura che va dal fantastico al reale, attraverso questo bambino che diventa narratore, che diventa poi il personaggio principale, che diventerà adulto e si riconfronterà con questo nonno che balbetta, che non si capisce, attraverso cui ricostruirà questa, quello che è stato l'indicibile, cioè questo paese laggiù, questo mondo che non, di cui i protagonisti non riuscivano a raccontare. Ecco, lui ci farà entrare lì e con Marilina Giapinta, insomma, vedremo di approfondire determinati momenti del libro. Andiamo avanti. Proseguiamo mercoledì e giovedì 27 con due appuntamenti riservati
alla scuola. Il 26 mattina il circolo didattico di Magione con le classi quarte e quinte, un itinerario di storia e memoria con la Shoah raccontata ai bambini, in particolare orfani della Shoah, l'infanzia ebraica in Europa. Ecco, ancora una volta, quel dopo Auschwitz che si manifesta in maniera, diciamo, plastica attraverso le vite di quei bambini che ebbero la fortuna di scampare allo sterminio nazista, tornarono in Italia, tornarono nelle proprie regioni di residenza e ricostruirono prima di tutto i frammenti della propria esistenza e poi il difficile percorso della memoria. Quella memoria che i ragazzi hanno magari appreso attraverso le letture di testimonianze dirette oppure attraverso la visione di particolari prodotti multimediali sul tema, realizzati proprio attraverso le testimonianze dei sopravvissuti e di cui abbiamo parlato anche l'anno scorso nel appuntamento analogo a questo. Per l'Istituto Omnicomprensivo Mazzini di Magione, la proiezione di un film recente, un film straordinario, anche questo dove la presenza dei ragazzi è al centro di una narrazione cinematografica, Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, al quale si unisce l'intervento del regista Giulio Base. Assolutamente sì. E, sì, sicuramente la scelta è stata anche dettata da voler prima cosa, sì, anche in questo film la tematica fondamentale è la difficoltà del ricordo, cioè nel senso che alcuni protagonisti di quelle tragedie, soprattutto se erano bambini, hanno praticamente rimosso completamente il ricordo, cioè non si ricordavano proprio nulla di quello che era accaduto. E quindi restando su questo tema, insomma, il film affronta proprio questo. E, invece, giovedì 27, quindi proprio il giorno dell'istituzionale, anche qui proseguiamo insomma con un caposaldo, cioè veramente un testo che nella sua, non lo so, originalità e nello stesso tempo comunque anche drammaticità, sì, no? del testo, che è Destinatario sconosciuto. In realtà è una rappresentazione teatrale, abbiamo qui Luciano Calvani, che ringraziamo di essere qui presente, che sarà uno dei due protagonisti insieme a Stelio Albino, e loro due saranno i due, sì, di Destinatario sconosciuto, che noi abbiamo ovviamente, siccome è liberamente tratto dal libro, il testo è Nessuna risposta, e niente, questo è realizzato, che ringraziamo per la collaborazione, con la compagnia teatrale magionese e col circolo lettori ad alta voce, sempre di Magione. È una straordinaria testimonianza di corrispondenza epistolare. La Shoah emerge in lontananza, mai presente nelle vicende, ma straordinariamente viva nelle parole e nel rovello emotivo dei due protagonisti. Quindi veramente un dialogo che il teatro rende, sì, sicuramente in maniera efficace. Sì, e in molti dei testi scelti in realtà l'Olocausto è è percepito, ma proprio forse per questo, perché si dice, cioè, adesso scusate, io i nomi non mi ricordo, ma qualcuno disse l'Olocausto si può raccontare in due modi, no? O in modo voyeuristico, cioè andando lì a far vedere le immagini, le cose, oppure in una modalità che pone domande. Ecco, noi quello che abbiamo voluto fare era porre delle domande, cioè far sì che ognuno di noi riflettesse profondamente su quanto accaduto. E magari si ponesse anche quella domanda che si è posto Grossman in un'intervista: ma che cosa avremmo fatto noi in quel momento? Come ci saremmo comportati? Quale sarebbe stata la nostra reazione di fronte a una cosa così drammatica? Che oltretutto c'è anche da dire che all'inizio nessuno percepiva. E questa è stata la cosa assurda, no? Che fino proprio al momento in cui si è rivelata in maniera ormai che non era più gestibile, nessuno riusciva essere consapevole del fatto di quello che stava accadendo. E infatti la doppia lettura, no, metafisica e umana dell'accaduto emerge ancora una volta nelle parole di scrittori, intellettuali e filosofi che hanno provato a
dire l'indicibile, no? Se Hans Jonas scrive quel saggio Dov'era Dio ad Auschwitz, qualcuno gli rispose qualche tempo dopo: e l'uomo dov'era? Nel senso, non cerchiamo spiegazioni metafisiche di qualcosa che è stato l'uomo per primo con la sua azione o con la sua omissione a rendere possibile. Assolutamente, assolutamente. Naturalmente ci è sembrato giusto, anche se uno dei problemi che si pongono molti della seconda generazione dell'Olocausto, come parlare di questo ai bambini? Come raccontare ai bambini una tragedia così senza che questo, come dire, crei un trauma, no? Perché se pensiamo soprattutto ai figli, no? O ai nipoti di quelli che hanno vissuto l'Olocausto, no? Quindi come raccontarla? Questo è una cosa che negli anni è stata superata, no? Sì. Oggi ci sono tantissimi libri che parlano di questo, ci sono tantissime film, no? Che anche proprio per educare anche le giovani generazioni a prendere consapevolezza di quanto è accaduto. E quindi anche noi abbiamo un appuntamento con Andrina Panico, perché ovviamente è una, come potremmo definirla ormai, insomma, per la biblioteca, con le letture che una faceva. Una voce sì, nota e apprezzatissima. Sì, assolutamente. Preziosa, veramente. Preziosa, condivido. E quindi venerdì 28 alle 17:30 leggerà la Shoah raccontata ai bambini. Sì, due storie come quelle che si stanno anche moltiplicando tra gli scrittori per l'infanzia, sia diciamo di narrativa tradizionale ma anche di graphic novel, in cui appunto si cerca di affrontare questo difficilissimo tema portandolo ad un linguaggio e ad un approccio comprensibile e apprezzabile anche dai più piccoli, proprio perché non c'è un'età giusta per cominciare a parlare di questo aspetto, di queste problematiche e soprattutto di questo grande dovere che ancora dobbiamo caricarci sulle nostre spalle. Assolutamente. Poi sabato 29 abbiamo online due ospiti di cui siamo veramente orgogliosi che abbiano accettato di essere con noi. E io lascio qui la parola a te però. Sì, è veramente la presentazione di un libro prezioso e importante, Anime Nere, due donne, due destini nella Roma nazista. Le autrici sono due docenti molto conosciute anche al vasto pubblico dell'Università La Sapienza di Roma, Anna Foi e Lucetta Scaraffia, e il libro è ancora una volta un interrogativo lanciato al lettore. La vicenda apparentemente di due donne in grigio, nessun nome eccellente, all'indomani di Via Rasella, e i due destini che si intersecano appunto in un momento drammatico per la storia di Roma che sappiamo culmina poi con la strage delle Fosse Ardeatine. Assolutamente, anche qui insomma le delazioni, no? L'essere la scelta, perché uno delle parole fondamentali nel momento in cui si riflette sull'Olocausto è proprio questo, la scelta. Quella scelta che chiama in causa la coscienza individuale, distrugge l'alibi dell'ordine superiore e soprattutto si muove anche intorno all'atto memoriale. Si può scegliere o meno di ricordare, e si può farlo con diversi gradi di consapevolezza e di responsabilità. Assolutamente. Allora, io ho un incontro a cui tengo molto, e anche questo di domenica 30, alle 17:30, con le due ricercatrici, Francesca Dainese e Elena Quaglia, perché loro affrontano proprio questo vuoto, sì. Questo vuoto che c'è stato immediatamente dopo quanto accaduto, e quindi come scrittori, ma anche cantanti, anche cioè varie artisti di varie, come dire, discipline artistiche, hanno poi riaffrontato questo tema, e quindi con loro veramente conosceremo forse autori meno conosciuti nel panorama italiano, no? Quindi non avremo un Bassani, non avremo, anche se Bassani in realtà è uno degli autori che viene affrontato nel libro, però loro si occupano più di altri autori meno molto, cioè forse meno noti al grande pubblico, ovviamente, non che non siano noti.
però questo superare il vuoto, scrittura ed ebraismo dopo la Shoah, è sicuramente un tema molto affascinante. È un vuoto nei fatti, in quanto, come si ricordava prima, c'è stata una grandissima difficoltà a far emergere da un punto di vista letterario la memoria e la testimonianza anche dei sopravvissuti, primo fra tutti, cioè il caso notissimo di Primo Levi. Ma anche i personaggi meno noti possono contribuire anche con quella scrittura che nasce nell'intimo dell'ambiente domestico, a far emergere e a distruggere quel vuoto di parole che non c'erano per spiegare quello che era successo. Quindi un vuoto lessicale che cerca però di essere colmato, appunto, e di essere contornato, essere superato, con la forza di una memoria che poi approda ad una missione superiore, appunto, dare una testimonianza come una staffetta ideale fra le generazioni, e qui ritorna appunto quel senso di intergenerazionalità che fa sì che all'indomani, appunto, di questi fatti le generazioni successive diventino le principali pungolatrici della memoria, proprio perché più ci si allontana dai fatti e più diventa essenziale non perdere il ricordo diretto di chi ha avuto esperienza di questi terribili fatti. E chiudiamo con abbiamo un'altra presentazione. Due appuntamenti che scavallano il mese di gennaio, perché avevamo tante, come dire, sollecitazioni, sì, e quindi noi abbiamo dato un po' risposta a questo, cercando però anche di non accalcarci tutto e quindi di stendere il programma anche nella settimana successiva. Certo, quindi siamo arrivati anche al mese di febbraio con La città senza ebrei. Su questo testo molto particolare, in realtà è un testo scritto prima della Shoah, quindi proprio quando tutto quello che doveva accadere non se ne sapeva niente. Questo profetico. Eppure sì, perché lui immagina questa città senza ebrei, e quindi quello che accadrebbe, ciò che proprio nella società, nella quotidianità, qualora lui ovviamente lo scrive per gli ebrei, però un intero popolo con la sua cultura, col suo mondo, con le sue conoscenze, con le sue persone, sparissero. Quindi è un testo, insomma, ecco, curioso, però anche un po' anticipatore, purtroppo, del dramma poi che è accaduto. Assolutamente. Chiudiamo? Chiudiamo il giovedì 10 febbraio con un appuntamento che si preoccupa di mettere in evidenza ciò che è essenziale nel momento in cui si cerca di fare storia su qualsiasi argomento, le fonti. E quindi avremo ospite Marco Caviglia, che è un ricercatore della Fondazione e Museo della Shoah di Roma, con cui rifletteremo appunto su quello che è il tema del programma, detto in altre parole, la Shoah e il lento ritorno alla vita. Il difficile riappropriarsi di una dimensione esistenziale che per molti veniva all'indomani appunto dalla privazione dell'identità stessa nei campi di concentramento, e ciò che costituisce appunto l'immediato superamento del baratro morale, ideale e umano rappresentato dai campi di concentramento e dai campi di sterminio. Quegli stessi luoghi, quello stesso buco nero della storia che non cessa oggi di interrogarci, lo vediamo con diverse forme, dal libro al teatro al cinema, con un lessico e una dialettica di stringente attualità. E questo è sicuramente il motivo di un così forte impegno su questo tema. Sì, e poi è fondamentale il fatto che stiamo parlando di un museo, no? Certo. Quindi proprio di un luogo della memoria, di un luogo che è che nasce che per tenere viva, no? Veramente, fisicamente, e con le persone che c'erano, tutta questa cosa. E, noi con questo abbiamo finito e vi aspettiamo domani alle 3:30 con il primo appuntamento. Vorrei naturalmente ringraziare, a parte l'assessore Vanni Ruggeri, lo faccio io, grazie insomma, per tutti quanti. No.
Vabbè, io sì, direi di ringraziare un po' la collaborazione con l'Università della Terza Età, la Compagnia Teatrale Magionese, il Circolo Didattico di Magione, l'Istituto Omnicomprensivo Giuseppe Mazzini, il Circolo Lettori ad Alta Voce, la Biblioteca Comunale, Sistema Museo e la Fondazione Museo della Shoah di Roma, più tutte le persone, ovviamente, che a diverso titolo interverranno agli incontri. Naturalmente abbiamo detto che saremo qui in biblioteca, quindi si può essere presenti, naturalmente Green Pass, mascherina, tutto quello che serve per garantire la sicurezza sanitaria, oppure potete seguirci sulla pagina Magione Cultura. I libri, alcuni dei libri di cui parleremo sono presenti in biblioteca, quindi possono essere chiesti in prestito. Per gli altri, sono acquistabili nelle librerie. Noi diamo sempre il consiglio di quelle del Trasimeno, quindi a Magione la cartolibreria Moretti, a Passignano le pagine sul lago e a Castiglione del Lago libri parlanti. Grazie per essere stati con noi e Grazie, grazie a un tutti. saluto a tutti. Grazie e buona prosecuzione di giornata.